protagonista di Last Summer, io sono in compagnia di Rinko Kikuchi. Hi. Hi. La nostra curiosità è come si è trovata a interpretare un ruolo così, così forte, perché è una madre che cerca in tutti i modi di riallacciare un rapporto col figlio prima che le venga portato via. Quindi penso sia molto intenso per una donna come ruolo. Io non ho l'esperienza di madre e quindi ho elaborato nella mia immaginazione. E io ho pensato e ho avuto l'esperienza e sono sicura che per una madre di dover lasciare il figlio è un dolore profondissimo, molto più profondo di lasciare un partner, un familiare o un marito, perché è un figlio che hai partito tu, una violenza di dover lasciare, di togliere la madre dal figlio. Questa era la base con cui ho fatto l'approccio a questo ruolo. Vorrei dire anche che Ken, il bambino, è un grande attore. Era così naturale nelle risposte, nelle scene molto emotive. E mi ha aiutato molto e sono molto grata di aver potuto lavorare con lui. Come è stato? Il film si svolge su una barca in mezzo al mare. Com'è stato realizzare questo film con questa scenografia, i giorni di riprese, insomma? E io ho accettato di lavorare in questo film prima di tutto perché mi fidavo di Leonardo come regista, però c'è anche il fatto che lui mi ha mandato delle fotografie bellissime del posto, del mare e della barca. Però lavorare per un mese dentro la barca con tutti insieme era una convivenza di disperazione, era un po' come stare in un prigione. Però diciamo che questo è stato utilissimo a fare questo approccio al mio ruolo, perché era proprio questo che sentiva questa madre, e quindi ho potuto anche inserire questa esperienza della vita quotidiana nelle riprese e nel ruolo. Un aneddoto carino che è successo durante le riprese del film. È stata un'esperienza unica la scena quando io devo saltare dalla barca e tuffarmi nel mare. Questo c'era nella sceneggiatura, quindi lo sapevo, però la barca era molto più grande di quello che aspettavo e anche la posizione da dove devo saltare era molto molto alta. Non era normale, non era un salto normale. E Leo mi aspettava sotto dicendo: stai tranquilla, fallo, fallo. Però era inutile, ce l'ho fatto, però che mi poteva fare da sotto? Cos'altro c'è nel tuo futuro? Hai lavorato con tanti registi famosi e importanti, cosa dobbiamo aspettare? Nel film internazionale i ruoli per i giapponesi sono un po' limitati, però io vorrei considerate di fare tutto e io non vedo se la produzione è grande o piccola, questo non mi interessa. E vorrei fare con molta serietà dei bei film. Poi vorrei anche continuare a lavorare nel cinema giapponese, nei film di qualità da poter poi presentare qua al Festival di Cinema di Roma e anche a Venezia. Che bello, noi ti aspettiamo, allora speriamo presto con produzioni giapponesi. Grazie. Fan week の皆さん、日本人でイタリアの映画を作っに出演しました。とてもいい作品になっていると思うので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。